Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel 21esimo episodio della mia serie su Total Accurate Battle Simulator. Allora, abbiamo lasciato nell'ultimo episodio che ero arrivato a questo livello, quindi oggi non dico che forse finiamo la campagna perché non ci credo neanche io. Però di, magari. Non li ho mai provati i tipi con le picche, magari funziona. Ok, decisamente no. Non arrivo a capire perché certe unità sono potenti fin tanto che le usa il nemico. Ah no, sì, ho capito, i soldi in più che lui ha. Proviamo noi a usare qua il chariot. Se mo non moriamo tutti perché c'è quell'unico re, forse funziona. Ah, vedi che dovevo semplicemente scendere sul campo. Minchia, questo sta resistendo a così tanto veleno, mi ricorda quel tipo, quella re tipo dell'antichità, tipo che viveva tipo in Asia, no? Tipo nel Medio Oriente, che tipo che tutti i giorni assumeva piccole dosi di veleno per diventarne tipo immune. E lui è lo stesso, lui è immune al veleno, perché lui è potentissimo. Fan story, il re che diventò immune al veleno, poi tentò di suicidarsi e fallì, mi pare. Allora, qua sono tanti, quindi io dico che Thor ci fa un bel casino con questi. Infatti ha fatto un bel casino. Saliamo qua sulle scale, così magari riesco anche a vederli. Che... Thor è un dio potentissimo e non è buono a salire le scale. Ok, ho vinto. Ah, non solo devo sconfiggere, devo pure proteggere. Perché mi mettete che devo proteggere le unità? Le unità non sono capaci a proteggersi da sole. Sono tutte sceme, sono. Mettiamo molti paesani qua davanti al faraone, magari lo proteggono. Boh, uno può sempre sperare. Micchia, lei c'ha degli occhi particolari, signor Zeus. È una questione di possibilità, devo semplicemente sperare che sto deficiente non crepi. Devo star qua davanti, devo... Chi? Chi? Oh, il Minotauro. No, 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 muori. Toh, stai, spara a me, bravissimo. Che tanto era da un decimento. Anche te, se mi vuoi fare l'immenso favore, sì. Per favore, basta proteggere le unità, perché è brutto, no? Non mi piace. Proteggere le unità è il male. Uno si è buttato di sotto, mi pare. Anche la mia unità si è buttata di... Però l'ho vinto, quindi va bene. Stavo già mettendo a mangiare in maniera arrabbiata il mio panino. Bro,
bravi, bravi, tutti lì fermi, mi raccomando. Pirli. Sei morto? No. Mo neanche così, madonna, gli Jarl. Potentissimi sono. Ah, ha colpito il ok, io mo sto qua fermo, loro mi colpiscono e poi con il potere di boom morti. Va là, giù morite, va là. Vuoi morire? Io non ci voglio credere. Perché sei fermi? Ah, era zitto. Oh, ma perché te non ti occupi di quegli altri, tipo? No, non lo so, No, ok, ha fatto qualcosa allora. Niente, ti perdono. Chi rimane? C'è un deficiente laggiù. C'era un deficiente laggiù. Cosa vedono i miei occhi? Posso mettere il carro? Ora sono felice. Ora chi è che usa il carro armato? Io! Se non funzioni, carro armato del cazzo. Dopo essere stato così potente, non funziona neanche qua. Poi io mi adiorò alquanto. Ma vi schiaccio? Ah, è divertente usare il carro armato. Non è stato divertente subire il carro armato, però usarlo è stato estremamente divertente. Cioè, usarlo è estremamente divertente perché lo sto usando. Vuoi morire? Ah! E io direi che con questa bella vittoria si può anche concludere l'episodio, no? Quindi noi ci vediamo nel prossimo video.